spiegare un po' questa situazione. Allora, praticamente ho perso le altre clip. Comunque, lo sto facendo la seconda parte, così per essere più, come si dice, non più corretti, però essere più semplici nel spiegare. Comunque, sto facendo la seconda parte, non abbiamo tenuti. Volevo fare una sola parte, ma non ci sono riuscita perché c'è stato un piccolo problemino tecnico nella registrazione delle clip. Quindi, ero rimasta che mettevo sulle scarpe, quindi andiamo. Le scarpe, ho scelto queste qua rosa, perché mi piacciono. Ah, comunque, volevo dire, ho fatto prima di là, vi ho lasciato con, mi vado a mettere le scarpe, perché dopo volevo dirvi il fatto dei capelli, però si è staccato tutto, quindi facciamoci i capelli, vai. Allora, per i capelli di solito io li lascio tipo così, o metto questi ferretti. Però così va meglio. Allora, però visto che ho un apparecchio, non lo posso aprire con i denti. Quindi, visto che stamattina me ne voglio mettere, vi faccio vedere anche come li apro. Ovviamente, cioè non così, con le mani così. Sì. Perché, vuol dire perché non le apro così? Perché se io non devo mantenere i capelli, come faccio ad aprirli? Così mi scappano, mi faccio bene. Allora, praticamente faccio così. Allora, prendo questo. Ovviamente vorrei mettere un esempio, perché dopo mi devo mettere, non posso mantenere il cellulare. Vado vicino alla lavandina e apro. Ecco, diciamo, una soluzione. Perché di solito chi non ha un apparecchio prende le apri con i denti. Però chi ha l'apparecchio può capire che non li possiamo aprire. Perché se non ci facciamo male i dentini. Visto che io vado avanti indietro, ma poi non lo so che cosa per gli scelti, perché poi dopo quando rientro a casa devo prendermi e mi devo legare con una moletta così, tipo. Invece così, anche se non mi leggo la moletta, vanno ordinati più o meno tutta la giornata. Quindi, questo andiamo a fare colazione. Allora, raga, mi sono trasferito in cucina per la colazione. Cioè, sono 7:10 e ancora notte. Allora, ho messo a fare il caffè. Prendiamo la mia tazza. Raga, perché io la mattina preferisco, prendo la mia tazza perché io la mattina a volte preferisco il latte con un po' di caffè, non solo il caffè assoluto oppure queste cose qui, dipende da come sta. Ok, due gocciole non dovrebbe mancare. Attendiamo che esce il caffè. Sì, raga, sto facendo correre per il telefono perché la scarico. Allora, ecco la mia colazione. Ovviamente, raga, lo facciamo un po' al volo perché già sono le 7:17. Già sono le. Un attimo solo. Esattamente fra 12 minuti dovremo scendere e quindi c'è un po' ora. Non vorrei lavare i denti e più o meno truccare. Allora, sono appena i trucchi, sono fatte le 7:23 per l'esattezza. Io ho questa qua per fare così al volo, cioè per quello che uso tutti i giorni. E lo setto che uso tutti i giorni. Trasferiamoci in bagno. Ok, raga, faccio vedere il mio trucco al volo.
correttore. Non so, fare le 7:27, c'è 3 minuti. Quindi c'è 3 minuti, raga, per toccarmi. Lo metto in giù, vino a prendere l'ombrello perché sta piovendo e scendere. Sì, raga, io l'ho corretto, l'ho fatto così giusto per farvi che mi sono truccato, guardate. Poi eyeliner, la matita, eyeliner. Scusate se mi dico così, però mi sono dovuto attaccare lo specchio. Aspettare di bagliare il mio correttore, mascara, un po' di cipria, e infine il rossetto, che è un colore, diciamo. Diciamo che l'ho fatto. Sono esattamente le 7:35, via 25 minuti. L'ombrello è tanto bello perché sta piovendo. Teniamo l'ascensore. Ed eccomi nell'ascensore. Di solito c'ho mio fratello, però mio fratello sta, questa giornata ha fatto tardi. E mo scende più tardi, nel frattempo devo prendere la macchina in garage perché abbiamo la macchina in garage. E niente raga, cosa volevo dire, lascio qui che sono in ascensore, non posso registrare fuori perché sta piovendo e raga sinceramente l'ombrello, il telefono a registrare è un po' rompiscatole. Se domani non piove registro anche fuori, quindi noi ci lasciamo qui. Un bacio e al prossimo video.